Giuro di osservare le ammende la Costituzione italiana. Si insedia con tante idee da mettere in cantiere il nuovo consiglio comunale di Rocca Mandolfi. Per la terza volta il sindaco Lombardi ha giurato fedeltà alla Costituzione davanti all'assise civica formata da diversi giovani e quattro quote rosa. Il primo cittadino ha composto la giunta nominando vice sindaco Emma Cialella e Antonio Tomba come assessore. Entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco da parte dei neoamministratori, nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe a tutti i consiglieri comunali. Rocca Mandolfi è un paese che negli ultimi anni si è messo in evidenza e quindi c'è bisogno di una squadra che lavora a pieno regime ed ogni membro dell'amministrazione comunale sarà responsabilizzato con delle deleghe precise. E queste deleghe insieme al sottoscritto faranno in modo che si possa lavorare a pieno regime per crescere insieme. Crediamo che per la nostra comunità sia un momento importante, quindi c'è bisogno di tutti, delle migliori energie e delle migliori risorse umane. Quindi da domani saremo al lavoro a pieno regime per continuare a crescere insieme. Ad assistere alla prima seduta dell'assise il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Miccone, che ha portato il saluto del governo molisano e donato al sindaco Lombardi la campana del Consiglio regionale come auspicio per il miglior inizio del quinquennio. Ci tenevo a presenziare a questo consiglio di insediamento di Rocca Mandolfi, quindi davvero contentissimo di essere qui. In questa data per loro è importantissima, parte una consiliatura, il terzo mandato di Giacomo, un sindaco che ha saputo dare tanto a questo meraviglioso paese e ha saputo coniugare benissimo sicuramente un'ottima sintesi tra la continuità e un po' il rinnovamento, insomma, anche per cercare nuove motivazioni all'interno della propria squadra, del proprio gruppo e della propria lista. Io credo che oggi, insomma, parte questa nuova consiliatura, sono certo che prendendo un po' spunto dall'orgoglio di aver avuto un ottimo risultato, ma sicuramente insomma anche caricandosi delle giuste responsabilità, sapranno partire con il piede giusto e quindi con le giuste motivazioni per portare dei bei risultati qui in questo meraviglioso posto. Presidente, lei prima di assurgere a questa carica importantissima è stato il sindaco di San Massimo, chi meglio di lei conosce bene le realtà di queste zone. Secondo lei è sufficientemente attenzionata la regione verso queste aree interne? Beh, le aree interne sicuramente insomma hanno bisogno di grossa attenzione. La prossima programmazione deve dare insomma tanto risalto allo sviluppo di queste aree. Io ho avuto la fortuna di fare l'amministratore in quest'area, in un paese limitrofo San Massimo, l'amministratore locale, quindi conosco benissimo sicuramente le peculiarità, ma nello stesso tempo anche le criticità di queste zone. Quindi dobbiamo essere bravi nella nuova programmazione, sicuramente quella insomma, che riguarderà il sostegno dei fondi strutturali europei, ma quello che riguarderà soprattutto anche la programmazione del PNRR, quindi dare un impulso decisivo per lo sviluppo e la crescita di quest'area.